Sequel di Captain Marvel, diretto da Nia DaCosta, Candyman, The Marvels è stato posticipato al prossimo novembre dopo le criticità riscontrate con il comparto post-produttivo e VFX interno agli studios. Le stesse che hanno portato poi al licenziamento mascherato da dimissioni di Victoria Alonso, storica executive Marvel. Un film non tra i più attesi dell'MCU, a dire il vero, ma unico restante in ambito cinematografico per il 2023. In realtà più importante di quanto appaia, sia per questioni di continuity che per motivi economici. Ciò detto, analizzando il nuovo footage, sembra proprio che il posticipo abbia giovato alla qualità estetica del progetto, essendo il filmato ben confezionato e molto più intrigante del primo teaser trailer, tanto in termini visivi che contenutistici addirittura promettente. Il filmato si apre con Nick Fury, Samuel L. Jackson, al comando della Sabre, in orbita intorno alla Terra. Non è chiaro se la scena sia ambientata prima o dopo gli eventi di Secret Invasion, ma probabilmente sarà successiva. Come visto nel quinto episodio della serie Disney Plus, infatti, prima dello scontro decisivo con Gravik, il colonnello Fury recupera i suoi effetti, impermeabile e benda, per resuscitare in qualche modo il suo spirito più combattivo ed eroico e allontanare definitivamente ansia e paura post-blip. In effetti lo vediamo molto sicuro, mentre comunica con Carol Danvers, Brie Larson, ancora in giro per la galassia a salvare pianeti e difendere popolazioni aliene. Il contatto dovrebbe avvenire per motivi correlati all'economia dell'intreccio, forse dopo la sequenza dove vediamo Monica Rambeau, Tiona Paris, toccare nello spazio aperto una curiosa barriera di energia che la fa scambiare immediatamente con Miss Marvel, Iman Vellani, ricordando le immagini del primo teaser trailer del progetto. Nel filmato capiamo però quale possa essere la causa di questi repentini switch tra le tre meraviglie, considerando le parole della villain Dar Brand, Zoe Ashton, rivolte contro la Danvers, accusata di averle portato via tutto, probabilmente in relazione alla sua crociata contro i Kree in diversi settori della galassia. Vediamo infatti la nemica trovare e indossare un bracciale molto simile a quello di Kamala Khan, per poi attivarlo in qualche modo grazie al suo martello da accusatrice e dare inizio allo strano fenomeno degli scambi. È anzi la Rambeau a spiegare meglio la teoria dello switch dei poteri di luce tra chi la assorbe, la controlla e la materializza. Lo scopo di Dar Brand sembra invece essere quello di distruggere i mondi che proprio la Danvers considera casa, motivo che la spinge a chiedere l'aiuto di Monica e di Kamala in una piccola odissea nell'universo alla disperata ricerca di un modo di fermare la perfida Kree nemica. Sulle note della trascinante Intergalactic The Beastie Boys, The Marvels disvela uno spettacolo visivo all'apparenza valido e appagante. Inizialmente pensavamo a un progetto che non riuscisse a imprimersi a dovere nell'interesse del grande pubblico, ma dopo questo secondo trailer dobbiamo in qualche modo ricrederci per ritmo e bontà del materiale visto nel filmato. È palese come The Marvels punti a svestire Carol Danvers dalla sua autonomia d'azione e da questo suo complesso del messia solitario per farla lavorare di squadra, formando così un team di supereroine della luce pronto a salvare insieme l'universo. Il cinecomic si presenta denso di contenuti, sia in chiave narrativa che action, con tanti inseguimenti tra navicelle spaziali, sparatorie e scontri corpo a corpo. Ma è anche un titolo che non vuole rinunciare all'ironia della formula Marvel e giocare molto con questa brillante idea dello switch, di enorme potenziale tanto nel racconto quanto nell'azione. E infatti assistiamo a una sorta di evoluzione del controllo di questo scambio. Da un primo e confusionario combattimento contro i Kree nel salotto di Kamala a quello forse conclusivo contro Dar Brand, dove le tre meraviglie sono ormai perfettamente interconnesse tra loro e in grado di intercambiare posizioni a piacimento, dando dinamicità, varietà e fluidità allo scontro. Il film potrebbe inoltre dirsi racchiuso in 3G, galassia, gruppo e... gattini. Non potevano ovviamente mancare i Flerken nelle loro sembianze di piccole e docili palle di pelo. Dopo aver perso un occhio per colpa di Goose, infatti, Fury sembra essere rimasto particolarmente colpito dalle capacità di mimesi della razza aliena, assoldandone un intero plotone da tenere come arma di difesa a bordo della Sabre. Lo stesso che ci auguriamo il lungometraggio riesca questa volta a sfruttare nel migliore dei modi rispetto alla regia inadatta di Anna Boden e Ryan Fleck nel primo capitolo. Nia DaCosta ha fortunatamente tutt'altro stile e tutt'altra visione, motivo che ci fa ben sperare in un sequel che possa effettivamente andare più in alto, più lontano e più veloce. E voi cosa ne pensate? Attendete The Marvels? Fatecelo sapere nei commenti.